Carissimi telespettatori, benvenuti alla prima puntata del TG dei ragazzi del 2018. Un antico proverbio dice l'epifania, tutte le feste le porta via. Ed è proprio così. La scuola ed il lavoro ci faranno compagnia fino alle prossime feste. Di che cosa parleremo oggi? Diamo la parola a Elena, che leggerà i titoli del nostro TG. Diamo il benvenuto al 2018 con la speranza che sia migliore dello scorso anno. L'Epifania, tutte le feste porta via. Origine e tradizioni italiane di questa importante festa per i cristiani. Proprio il 6 gennaio il nostro vescovo, Luigi Ernesto Palletti, ha consegnato il premio della bontà all'associazione ANFAS. Una cena di solidarietà conclude alla Spezia le feste natalizie. Il 7 gennaio è stata celebrata la festa del Tricolore. La notte di Capodanno è stata vissuta con allegria e serenità nella nostra città. Non ci sono stati incidenti, baruffe e i cani hanno potuto accompagnare i loro padroni in giro per le piazze e piazzette, dove c'era musica o piccoli spettacoli. E questo perché? L'ordinanza del sindaco era stata chiara. È proibito nella notte di Capodanno fare i botti. I cani vanno protetti da rumori rimbombanti, fragorosi dei fuochi d'artificio che terrorizzano i nostri amici a quattro zampe. Nello stesso tempo si possono evitare gli incidenti dei botti, bruciature, ferite, amputazioni e piccoli incidenti. Il 6 gennaio è stata la festa dell'Epifania, ricorrenza molto importante per tutti i cristiani, perché è la prima manifestazione della divinità di Gesù, ai Re Magi, che rappresentano il popolo di Dio. Gaspare, Melchiorre e Baldassare hanno seguito la stella che ha accompagnato il loro cammino fino a Betlemme. Giunti davanti ai bambini Gesù, lo lodarono e aprirono i loro scrigni. Gli diedero in dono oro, incenso e mirra. Con l'oro riconobbero il bambino come re del mondo. Con l'incenso ne affermarono la divinità e con la mirra la sua umanità. Nel Vangelo di Matteo, i tre re esprimono una grande gioia provata nell'incontro con Gesù bambino. È come se la loro vita fosse cambiata all'improvviso. Da qui nasce la riflessione. Anche noi in questo incontro possiamo nascere di una nuova vita. L'origine di questa festa è antichissima. Sembra che si risalga al secondo secolo d.C. Verso il IV secolo si diffuse in Occidente e fu adottato dalla Chiesa romana nel V secolo. Un tempo veniva detta Pasqua a qualsiasi festa religiosa. E anche l'Epifania era detta Pasqua o Pasquetta. E ancora in alcune regioni viene chiamata Pasquetta. Perché questo nome? Perché l'Epifania è la prima manifestazione di Gesù bambino ai pagani e ai lontani, rappresentati dai Re Magi, e diventa già un primo annuncio della Pasqua di Resurrezione. L'Epifania viene celebrata in Italia in modi diversi, ogni regione ha le sue leggende e usanze popolari. Il più famoso e misterioso personaggio è la Befana, che prende nomi diversi. La Barbasa a Modena, la Vecchia a Pavia, la Martegna a Venezia, la Berola a Treviso e così via. Abbiamo scoperto una leggenda sulla Befana, la parola Filippo. Secondo il racconto popolare, i Re Magi, diretti a Betlemme per portare i doni a Gesù bambino, ad un certo punto non riuscirono più a trovare la strada. Allora chiesero informazione ad una vecchia che stava raccogliendo la legna. Prima di partire, invitarono la vecchina ad andare con loro per far visita al piccolo, ma la donna rispose di no. Subito dopo si pentì di non essere partita con loro. Velocemente preparò un cesto di dolci, uscì di casa e si mise a cercarli, ma non li trovò. Così si fermò ad ogni casa che incontrava lungo il cammino, donando dolciumi ai bambini che vi abitavano, nella speranza che uno di essi fosse il piccolo Gesù. Da allora, ogni dodicesima notte, dopo Natale, gira per il mondo, riempiendo le calze di tutti i bambini di caramelle e dolcetti, per farsi perdonare da Gesù bambino. Se però qualche bambino è stato capriccioso, lascia nella calza solo carbone. Questa vecchietta è la Befana. La tradizione descrive la Befana come una vecchia, dal viso rugoso e sporco di cenere,
con gli occhi a braccia e un po' sdentata. Abita nelle caverne, sulle montagne e arriva di notte con le scarpe tutte rotte, a cavallo di una scopa. Il 6 gennaio, durante la messa pontificale dell'Epifania, il nostro vescovo Luigi Ernesto Palletti ha consegnato il Premio della Bontà, istituito 40 anni fa dal vescovo Siro Silvestri. Quest'anno il premio è andato alla sezione spezzina dell'ANFAS, una sigla importante nel volontariato spezzino. Dopo la lettura della motivazione, il vescovo ha consegnato il premio ai responsabili dell'associazione, accompagnati da molti frequentatori del centro. Tutti erano contenti e nello stesso tempo commossi. Via al servizio di Teleliguria Sud. Pontificale in occasione della solennità dell'Epifania, pontificale presieduto dal nostro vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti, nel corso del quale verrà consegnato anche il tradizionale premio della bontà destinato quest'anno all'associazione ANFAS Onlus per i diversamente abili. L'Epifania è la festa della luce. Lo splendore di una stella attrae a Betlemme genti lontane. I magi rappresentano infatti gli uomini di tutte le nazioni e di tutte le epoche che la fede conduce al Signore. Il mistero della manifestazione del Signore si celebra nel Natale e nell'Epifania. Queste due feste sono frutto del reciproco influsso delle tradizioni orientale e occidentale. I magi sono un po' il modello del nostro cammino. Tante situazioni, tanti eventi, ma dobbiamo lasciarli illuminare dalla parola che salva, dobbiamo ritornare alla freschezza del Vangelo, dobbiamo ritornare all'ascolto di Dio che ci parla per comprendere dove Lui ci stia portando. I magi non vagano in modo anonimo, seguono dapprima una stella, dopo si affidano alla parola viva. Ed è bello il Vangelo che dice: parola e stella ritornano a parlare insieme, perché alla luce della stella giungono alla parola, alla luce della parola comprendono che cosa sta dicendo loro la stella e giungono alla grotta di Betlemme. Ecco lì la grande manifestazione. Accogliamola così questa pagina di Vangelo, lasciamo che ci interpelli interiormente e che subito ci faccia guardare verso la grande luce che abbiamo sentito. Non è più quella di Betlemme, ormai è la grande luce di Pasqua, che sembra ancora distante da noi, ma già risplende sull'evento. Già ci dice che se Gesù è nato a Betlemme è per poter morire e risorgere per noi. E ci dice che se noi crediamo che Lui è nato a Betlemme è perché Lui è morto ed è risorto per noi e ci ha fatto il dono della fede e ci ha dato la capacità di essere Suoi discepoli. Accogliamola così, perché la promessa della manifestazione a tutte le genti trovi dentro ognuno di noi veramente il suo compimento. Il Signore è morto e risorto per me. Il Signore è nato per me, il Signore si è manifestato a me, ad ognuno di noi. Terminata la distribuzione dell'Eucaristia, viene consegnato il Premio della Bontà, intitolato al nome del vescovo Siro Silvestri, che lo istituì oltre 40 anni fa. Quest'anno il premio è stato assegnato alla sezione spezzina dell'ANFAS, una sigla importante nell'ampio panorama del volontariato sociale. Infatti, tale associazione è attiva da decenni, da 14 anni in modo particolare, seguendo molte persone con disabilità intellettiva nel proprio centro socio-educativo che si trova alla Spezia in Viale Amendola. Lì trascorrono il proprio tempo libero ragazzi e ragazze diversamente abili di tutta la provincia. All'interno del centro le persone disabili possono partecipare a laboratori pomeridiani per dare vita ad esperienze di socializzazione e condivisione, promuovendo così una reale integrazione e avversare ogni forma di esclusione. Per queste sue attività, il direttore della Caritas, Don Luca Palei, che dall'annuncio dell'assegnazione del premio, ha dato a questa associazione il Premio della Bontà di quest'anno proprio per l'impegno a favore dei diversamente abili.
Ora passiamo ad una notizia che profuma di feste natalizie e di solidarietà. Mercoledì 10 gennaio si è svolta una cena di solidarietà organizzata dalla nostra amica Susanna Varese, autrice delle avventure di Topo Tobia. Io ho conosciuto un maestro dell'Uganda, Gali Mukatonda Pascal, che segue dei bambini, tantissimi bambini, sono centinaia, che percorrono chilometri a piedi scalzi per raggiungere una scuola sotto l'albero, e hanno cominciato a seguirmi e io ho inviato a loro il mio libro Topo Tobia, anche tradotto in inglese da un ragazzo che volontariamente, senza nessun introito, me l'ha tradotto. E il maestro ha cominciato a leggere il mio libro, a mandarmi i disegni dei bambini, è nato proprio un gemellaggio fra la mia classe, dato che io insegno alla scuola del 2 giugno, e la loro. E ora si trovano in grande difficoltà perché è il periodo delle piogge e quindi hanno soltanto due piccole stanze per centinaia di bambini. La strada è fangosa, devono farla scalzi, non hanno materiale scolastico. Io ho pensato di aiutarli in qualche modo. Il legno purtroppo non resiste là perché le termiti polverizzano completamente questo materiale. Quindi ci vuole una scuola a mattoni. Però è una cifra in realtà irrisoria perché con 1.500 euro si riesce a fare tutto. Dato che producono là i mattoni e i genitori offrono la mano d'opera, anche gli insegnanti, tutti lavorano. Però io ho provato a scrivere delle mail anche a fondazioni, enti, imprese per avere questa cifra, ma nessuno mi ha mai risposto. E alla fine hanno aderito le persone comuni sensibili alle difficoltà di questi bambini. E Gino Di Luca mi ha aiutato tantissimo, è sempre sensibile e disponibile per tutte le opere umanitarie. Purtroppo questa sera ha la febbre, c'è l'influenza e non parteciperà alla cena, però ha contribuito con un'offerta. Come altre persone che non sono qui presenti, impossibilitate a venire, hanno voluto lo stesso offrire il loro contributo. Il 7 gennaio è stata celebrata la festa del tricolore, ufficialmente chiamata Giornata Nazionale della Bandiera o Giornata del Tricolore. È una giornata celebrativa nazionale italiana istituita per ricordare la nascita della nostra bandiera. Come ogni anno, la festa si è svolta a Reggio Emilia, città dove il 17 dicembre 1797 venne approvato per la prima volta il tricolore. La scelta fu resa ufficiale il 7 gennaio, giorno che segue l'Epifania. Il vessillo era rosso, bianco e verde a strisce orizzontali. L'11 maggio 1798 fu precisata la forma del tricolore, che diventò a strisce verticali ma senza simboli. Ogni colore aveva il suo significato. Il verde è il colore delle pianure italiane, il bianco colore tipico delle nostre montagne e il rosso per ricordare il sangue dei caduti per liberare l'Italia dagli invasori. Quando fu proclamato il Regno d'Italia, il 17 marzo 1861, allo stendardo si aggiunse lo stemma della corona reale del re Vittorio Emanuele II. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il 2 giugno 1946, l'Italia diventò una repubblica. Il tricolore rimase, ma senza alcun simbolo. La festa del tricolore venne istituita il 7 gennaio. Era l'anno 1996. Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica Italiana dal 1999 al 2006, fece riscoprire agli italiani l'orgoglio del tricolore e dell'inno nazionale. Diamo spazio alle rubriche. Le nostre rubriche vi rappresenteranno alcune curiosità sulle feste natalizie della nostra provincia, La Spezia. In attesa del Natale sono stati realizzati tanti presepi nelle case, nelle chiese, nelle vetrine dei negozi, all'aperto e perfino nelle acque del golfo. Non sono mancati i presepi viventi che hanno animato vie e piazze. Vi presentiamo alcuni presepi. Il 23 dicembre sono state accese le oltre 20.000 lampadine del maestoso presepe di Manarola. La cerimonia sarebbe dovuta accadere l'8 dicembre, ma piogge ed allerta hanno fatto slittare lo spettacolo. Come sempre, questo presepe luminoso, creato da Mario Andreoli, ha attirato a Manarola centinaia di turisti, sia italiani che stranieri, soprattutto cinesi. Vi ricordiamo che il presepe luminoso di Manarola è il più grande del mondo e potrà essere ammirato fino al 2 febbraio, festa della Candelora. L'edizione della Natività subacquea di Tellaro risale a più di 40 anni fa. Lo spettacolo ha avuto come scenario la scogliera della Marina ed è stato illuminato con 8.000 lumini di cera. Alle 23 un coro gospel
ha accolto l'uscita dei subacquei con il bambino e mentre fischiavano i fuochi d'artificio l'hanno portata in chiesa. Alla Spezia, da oltre 40 anni, il gruppo Sub Ospedale ha allestito il presepe sul mare, sulla passeggiata Morin. E alla notte del 24 dicembre, alle 23, una dolce musica natalizia ha accompagnato i subacquei che, con le torce accese, hanno raccolto la conchiglia con Gesù Bambino. A questo punto l'hanno portata nella chiesa abbaziale di Santa Maria, dove è stata celebrata la messa di Natale. Nei borghi collinari di Levanto, in Val di Vara e in alcune zone costiere, sono stati allestiti presepi viventi, spesso accompagnati dalla ricostruzione delle botteghe con gli antichi mestieri che nei tempi passati si praticavano in quei borghi. Anche l'attesa del nuovo anno ha rallegrato la nostra città con musica, panettoni, pandori e tanta allegria. Allo scoccare della mezzanotte, grandi brindisi, abbracci e auguri per un 2018 ricco di pace, di esperienza, di amore e di solidarietà. Il primo dell'anno è salutato in alcune zone della nostra costa con un tuffo nel mare. A Lerici e a Levanto tanti coraggiosi spezzini, tra cui molti turisti italiani e stranieri, si sono tuffati in mare per salutare il 2018. Il servizio di Tele Liguria Sud vi farà partecipare a questo simpatico benvenuto al 2018. Vi ha il filmato! Le temperature e il vento che ieri ha soffiato sulla provincia non hanno fermato le decine di persone che hanno accolto il 2018 con un tuffo in mare. 45 partecipanti al nono cimento invernale alle Grazie. Mancavano alcuni abituè rimasti a casa fermati dall'influenza. In compenso sono arrivate persone da varie parti d'Italia, ma anche una famiglia neozelandese. Anche a Tellaro 13 coraggiosi hanno sfidato l'acqua fredda. Presenti anche due rappresentanti del comune di Lerici, l'assessore Marco Russo e il consigliere Claudia Gianstefani. Il più piccolo partecipante, un bambino di 11 anni. Ben 119 invece i partecipanti alla 17ª edizione del Cimento di Levanto, ancora una volta il più partecipato del territorio spezzino. Brindisi in mare accompagnato dalla musica della storica radio Levanto Val di Vara, ma anche solidarietà con una raccolta di offerte per l'acquisto di un'auto medica per la Croce Rossa di Levanto. Infine, per ristorarsi dopo il tuffo in mare, polenta e frittelle per tutti. Quest'anno, durante le feste natalizie, la nostra città è stata particolarmente luminosa. 18 km luminari nel centro e nelle periferie. Vicino al palco della musica è stato allestito un villaggio natalizio luminoso, con la casetta di Babbo Natale, slitta, renne e pacchi regali. Anche passeggiata Morin è stata illuminata da animali legati al mare, delfini, balene, pinguini, pesci e sirenette. In alto c'erano dei festoni allegri. Anche nelle piazze non sono mancate decorazioni luminose, ghirlande di luci, alberi di Natale, pacchi dono e slitte di Babbo Natale. Nella notte santa, molte natività subacquee hanno riempito il cuore e gli occhi di magia a tutti quelli che erano presenti. L'origine di questa tradizione si perde nella notte dei tempi. Porto Venere è considerato il paese d'origine. Dal 1968, ogni 24 dicembre, si svolge a Porto Venere la nascita di Gesù Bambino dal mare. Quest'anno è stata festeggiata la 50ª edizione di questo suggestivo spettacolo. Gesù Bambino, proveniente dal mare, è stato accompagnato sulla spiaggia dai sommozzatori dello Spezia Sub. Alle 23.30 è stato portato in processione fino alla chiesa parrocchiale di San Lorenzo per la messa di mezzanotte. A San Terenzo si è svolta la 27ª edizione del Natale subacqueo. Il bambino Gesù è stato fatto nascere dalle acque e posto in una conchiglia. I volontari in mutara sub hanno portato a mano la culla marina e in processione l'hanno trasportata nella chiesa di Santa Maria, dove è stata celebrata la messa di mezzanotte. Termina qui il nostro telegiornale dei ragazzi e grazie per essere stati con noi, buon 2018!